riprendiamo la chiacchierata che stavamo facendo. Quindi dicevo, inizi del secolo scorso, quindi la qualità veniva vista come un collaudo finale unitario, quindi prodotto per prodotto, ogni prodotto veniva controllato e se era ok, quindi rispondeva a quelle che erano delle specifiche, passava, altrimenti veniva rilavorato. Mi chiedeva un vostro collega, diceva: queste sono materie prime? No, non sono materie prime, cioè è semplicemente, visto che alla fine io qui ho un prodotto, quindi il prodotto va bene o non va bene. Se non va bene lo rimando indietro, e dove lo rimando indietro? È chiaro che in questo processo di trasformazione, qui parto dalle materie prime, via via c'è un'evoluzione di quella materia prima, viene lavorata, vengono assemblati, messi insieme altri componenti, eccetera, eccetera, e quindi alla fine arrivo ad un prodotto. Rimando indietro il prodotto, e significa quindi che cosa? Che più lo mando indietro, più rimando il prodotto a quelli che erano uno stadio iniziale del processo. Quindi significa intervenire su di un componente, su di un assieme che probabilmente è stato rilevato difettoso, o comunque qualsiasi altra anomalia è stata rilevata, logicamente si interviene su quella anomalia che ovviamente è stata generata in una determinata fase del processo. Successivamente si passa a quello che è un controllo statistico di processo, quindi siamo intorno agli anni 20-40, in effetti si fa coincidere l'introduzione del controllo statistico di processo, il cosiddetto SPC, che sta per Statistical Process Control, il controllo statistico di processo veniva per la prima volta utilizzato in ambito militare e quindi al termine della Seconda Guerra Mondiale. In effetti alcune di queste tecniche statistiche cominciarono ad essere utilizzate in ambito processo. Qual è la logica del controllo statistico di processo? In effetti cercava di risolvere proprio il problema che abbiamo visto prima del collaudo o del controllo finale. Cioè, nel controllo finale, che cosa vi avevo detto? Realizzo i prodotti, soltanto al termine del processo effettuo un controllo sul prodotto, quando oramai il prodotto si è portato dietro tutte le lavorazioni precedenti e quindi tutti gli errori che potevano essere scaturiti dalle operazioni precedenti. Bene, nel controllo statistico invece che cosa faccio? Cerco al termine di ogni singola operazione, di ogni singola fase, di monitorare l'andamento del processo per cercare di capire le cose come stanno andando, bene o male. Piuttosto che effettuare dei controlli, col controllo statistico di processo c'è la possibilità di visualizzare l'andamento del processo e vedere in sostanza questo processo se sta andando avanti bene o se invece devo intervenire. E quindi queste caselline play, dove appunto ho scritto SPC, in effetti significano questo: controlli attraverso quelli che sono quindi strumenti statistici del processo e dell'andamento del processo. Quella che vedete qui, ma di cui parleremo poi in maniera più diffusa, è ad esempio una carta di controllo. La carta di controllo, lo vedremo, è uno strumento statistico utilizzato per monitorare l'andamento di un processo
e con riferimento a quella che è una caratteristica qualitativa del processo, vedere questa caratteristica qualitativa del processo come varia nel tempo. Queste non si legge, ma questo che leggete qui, che si vede, è comunque una M, è il valore medio di quella caratteristica, e questi due limiti sono il limite superiore e il limite inferiore della carta di controllo. La mia caratteristica deve variare per effetto di una variabilità comune del processo, deve variare, e la variabilità infatti è rappresentata proprio da questa spezzata, ma la sua variabilità deve essere contenuta all'interno dei limiti di controllo. Lo vedremo poi. Ma di fatto quindi significa controllo statistico, carta di controllo, che è la rappresentazione grafica del processo e di come sta andando. Bene, se questa spezzata è contenuta tra i limiti di controllo superiore e inferiore, le cose vanno bene. Se invece questa spezzata cade con un punto al di fuori, vuol dire che le cose non stanno andando bene, e quindi significa che quando mi accorgo che qualcosa non va, io posso fermare il processo, intervenire per cercare, come si dice, ma lo vedremo poi meglio dopo, per riportare il processo sotto controllo. Controllo statistico. Nasce quindi con il controllo statistico quella che all'interno delle aziende prima veniva vista come un qualche cosa di accessorio, un pochettino come abbiamo detto all'inizio parlando di logistica, no? Anche la qualità diciamo assume una sua connotazione, una sua importanza in questo periodo. Quindi l'introduzione, con l'introduzione e l'adozione di strumenti per il controllo statistico di processo, ecco che la qualità assume un'importanza certamente diversa a quella che aveva avuto fino a quel periodo. Si introducono, appunto, come dicevo, oltre ai controlli finali, anche dei controlli intermedi, e questo serviva logicamente per bloccare il prodotto nel momento in cui venivano rilevate delle anomalie. L'altra cosa importante era che coloro che effettuavano questi controlli, e quindi che si occupavano di qualità, erano diversi da coloro che invece svolgevano le lavorazioni lungo tutto il processo. Ricordate, vi avevo detto che all'inizio, quando la qualità era controllo, verifica finale, erano gli operai che si occupavano della qualità. Quindi erano gli operai che, oltre a compiere, a svolgere le varie operazioni sulle macchine, dovevano occuparsi anche del controllo di qualità finale. Qui invece coloro che si occupano della qualità, dei controlli intermedi, è personale diverso da quello che seguiva le lavorazioni. Quindi c'era chi si occupava delle lavorazioni sulle macchine e chi si occupava di qualità, ma così come è oggi in azienda chi si occupa di qualità svolge questa attività, chi sta sulle linee di produzione e si occupa logicamente di dover lavorare pezzi e componenti e quant'altro, logicamente fa quello e non si occupa poi di qualità. Qui questa immagine, lo vedremo, ma questa è proprio come si presenta una carta di controllo, e appunto in questo caso vedete che rispetto ai limiti di controllo ci sono in questo caso punti che cadono al di fuori, quindi vuol dire che il processo monitorato in qualche modo non sta andando bene. In questo periodo si parla e nasce la funzione quality control, quindi controllo di qualità, le cui finalità sono essenzialmente ispettive. E quali sono le sue finalità? La finalità del controllo di qualità è controllare che i processi di produzione rispondano
a quelli che sono gli standard qualitativi concordati con il cliente finale. Quindi c'è un rispetto degli standard di progettazione, ma nelle definizioni, nelle non definizioni di qualità che avevo detto all'inizio, mancava proprio questo, cioè la rispondenza a quelli che sono gli standard di progettazione definiti insieme con il cliente. E questo è l'aspetto importante. Gli standard qualitativi ovviamente sono quelli che l'azienda definisce insieme con il cliente. Vi accennerò poi nel seguito di quella che è una metodologia utilizzata in ambito produzione di derivazione giapponese, e questa metodologia appunto prende viene indicata con l'acronimo QFD, Quality Function Deployment, che significa di fatto coinvolgere già nella fase di progettazione il cliente per definire insieme con lui le caratteristiche tecniche e qualitative ovviamente che il prodotto dovrà avere. Bene, però senza divagare troppo, quindi in questo periodo funzione controllo di qualità. Che funzione ha? Funzioni di controllo ispettivo e rispondenza a quelli che sono standard qualitativi concordati con il cliente finale. Quindi le caratteristiche che il prodotto deve avere sono state concordate logicamente insieme con il cliente finale. Ovviamente il controllo di qualità che viene applicato in azienda prevede poi l'adozione di alcuni strumenti statistici. Ne parleremo più diffusamente di questi strumenti statistici. Due tra tutti sono appunto le carte di controllo e l'analisi di Pareto. Le carte di controllo di cui appunto già vi ho accennato, vi ho detto qualche cosa in merito alla variazione di una caratteristica qualitativa del tempo e variazione di questa grandezza, di questa caratteristica che deve essere comunque compresa all'interno di quelli che sono i limiti di controllo della carta di controllo stesso. Analisi di Pareto, di cui penso abbiate già sentito parlare, ne abbiamo parlato anche in ambito impianti industriali, ma l'analisi di Pareto di fatto è l'analisi con la quale io cerco ricondurre quello che è un fenomeno a quella che è una legge universale, che è la legge universale cosiddetta delle priorità, per cui esistono solitamente pochi aspetti di grande importanza e tanti aspetti di piccola importanza. Questa analisi di Pareto viene, lo vedremo, poi utilizzata per individuare interventi che possono essere effettuati, applicati in ambito produzione per il miglioramento della qualità. Vabbè, ma comunque, in ambito quindi controllo qualità, i due strumenti statistici che vengono maggiormente utilizzati sono per l'appunto carte di controllo e analisi di Pareto. Nel frattempo il mondo va avanti e da un'economia industriale, passaggio dall'economia agricola ad un'economia industriale, con la seconda guerra mondiale, con la fine della seconda guerra mondiale, si assiste ad un passaggio da quella che è un'economia industriale ad una economia dei servizi. Siamo al termine ovviamente della seconda guerra mondiale e come forse saprete, ma come vi parlerò poi in maniera un pochettino più diffusa tra poco, un grosso impulso al concetto di qualità e all'introduzione del concetto di qualità in azienda lo si deve al Giappone e soprattutto grazie all'impulso e alla spinta di due studiosi che
sono per l'appunto Juran e Deming, americani, che vengono appunto invitati in Giappone dal Giuse, che di fatto è un organismo che riunisce giapponesi, che riunisce logicamente scienziati e ingegneri, e il Giuse infatti invita questi due studiosi, questi due signori, Juran e Deming, a tenere una serie di seminari in Giappone proprio sul tema della qualità. Bene, Deming e Juran andarono in Giappone, ritornarono in Giappone poi sulla scorta anche e sulla base di altri inviti che vennero formulati, e che cosa fecero? Diffusero, contribuirono alla diffusione del concetto di qualità tra i giapponesi, che fecero poi proprio questo concetto sviluppandolo ovviamente ulteriormente. Prima di arrivare però a questo, dunque volevo semplicemente sottolineare l'ulteriore evoluzione che si ha in ambito qualità. In particolare, mentre prima la qualità riguardava, ricordate, semplicemente un controllo finale sul prodotto, poi riguardava dei controlli sparsi lungo il processo, e quindi si parlava di quality control, si parla adesso invece di una qualità in senso più esteso, cioè parlando di qualità si parla di progettazione in ottica qualità dell'intero ciclo produttivo e di approvvigionamento, cioè la qualità non viene più vista come un qualche cosa che riguarda il prodotto finito, non viene più visto come un qualche cosa di distribuito lungo il processo, ma viene visto come un qualche cosa che riguarda in testa l'intero processo produttivo. Cioè, se si vuole arrivare alla qualità bisogna progettare in ottica qualità l'intero ciclo di produzione e di approvvigionamento. Ed ecco che in questo periodo stiamo parlando quindi anni 60, si afferma il concetto di assicurazione qualità, quality assurance, ovvero la qualità estesa anche alla fase di progettazione, che in qualche modo alla progettazione dell'intero processo, questo per garantire un'affidabilità e una qualità logicamente dell'intero processo e quindi conseguentemente una qualità del prodotto finito. In qualche modo, quindi, come potremmo schematizzare il tutto? Lo potremmo schematizzare in questo modo, quindi aggiungendo a quello schema che vedeva il processo con disseminati lungo il processo delle fasi di verifica attraverso lo statistical process control, bene, di una fase che è quella invece di progettazione dell'intero ciclo produttivo, che avviene in testa al processo, prima della realizzazione, prima dell'intero ciclo produttivo o di approvvigionamento, quindi del nostro sistema. Quindi progettazione della qualità e assicurazione qualità. L'assicurazione qualità, quindi la quality assurance, ha finalità preventive, cioè deve garantire qualche cosa e quindi deve in qualche modo prevenire l'insorgere di effetti indesiderati nel nostro processo. Di fatto la quality assurance assicura che i processi di produzione rispettino gli standard qualitativi concordati con il cliente, quindi di fatto deve assicurare, garantire che ci sia il rispetto
tra quello che si è definito con il cliente e quello che si sta realizzando in fase di produzione. È diverso dal controllo, cioè io devo garantire preventivamente e quindi devo utilizzare tutte quelle che sono gli accorgimenti, intervenire con una serie di azioni per far sì che effettivamente predisponga i processi di produzione tali da far sì che questi processi rispettino quello che è stato definito con il cliente stesso. D'accordo? Quindi una funzione diversa dal quality control, che è un quality assurance, quindi è un'attività di tipo preventivo atta quindi a garantire il rispetto in fase di produzione di quelle che sono specifiche standard qualitativi concordati con il cliente in fase, nella fase iniziale. Si parla appunto di assicurazione qualità, che poi è un'altra delle funzioni che ritroviamo oggi in azienda. Assurance, diciamo il termine anglosassone, di fatto significa confidenza, fiducia, poi appunto avevo sottolineato questo fatto che è stato tradotto comunque in italiano con il termine assicurazione, che oggi praticamente quality assurance viene vista e viene solitamente indicata con il termine assicurazione di qualità. Allora, in questi anni ovviamente il concetto di qualità si diffonde e si sviluppa in maniera incredibile in Giappone attraverso una serie di studiosi che ovviamente alla luce dei seminari svolti da Juran e Deming cominciarono logicamente ad approfondire tutta una serie di aspetti relativi alla qualità e in particolare al controllo statistico di qualità. Ovviamente nel mondo occidentale c'erano stati e c'erano ovviamente studiosi che si erano occupati di qualità, forse io dico senza cogliere l'importanza della qualità e soprattutto senza capire poi effettivamente come poteva essere proficuamente utilizzato quel concetto di qualità, gli strumenti, le tecniche di cui invece i giapponesi erano diventati padroni, come utilizzarle appunto in ambito produzione per cercare di migliorare il processo e quindi conseguentemente anche il prodotto. Uno di questi signori, di questi studiosi occidentali, fu Feigenbaum. Feigenbaum afferma di fatto che la qualità risulta essere un complesso di caratteristiche commerciali, progettazione di produzione e di manutenzione che consentono a un prodotto o servizio di rispondere e di soddisfare quelle che sono le aspettative del cliente. E in questa definizione che lui dà di qualità, di fatto introduce un concetto che un approccio, anche un modo nuovo di approcciare alla qualità, il concetto cioè di qualità totale. Qualità che quindi non si riferisce più soltanto al prodotto o al processo, ma al processo di fabbricazione del prodotto, ma all'intero processo, quindi con riferimento ovviamente alle attività commerciali, alle attività di progettazione, alle attività di produzione e di manutenzione. La qualità di fatto deve diventare un qualche cosa che deve essere assimilato completamente dall'azienda ed è un modo di governare l'azienda stessa. Di fatto in questo periodo si parla attraverso Feigenbaum, si introducono logicamente
alcune filosofie che sono appunto quella del TQM, del Total Quality Management, e del TQC, del Total Quality Control. In questo caso le funzioni coinvolte, secondo Feigenbaum, è l'intero sistema aziendale. Quindi non è più, ricordate, l'operaio, non sono più le persone che si occupano della qualità, non è più la progettazione, così come avevamo visto in precedenza, ma è l'intero sistema aziendale. E quindi di fatto la qualità deve essere qualcosa di cui tutti se ne devono occupare all'interno dell'azienda. Ripeto, dagli approvvigionamenti al marketing, alla produzione, la qualità quindi deve essere una qualità totale. Sulla filosofia, logicamente, sulle intuizioni di Feigenbaum, logicamente relativamente al concetto di qualità e al concetto di TQM e di TQC, ci sarebbe logicamente da parlare per molto tempo, ma ovviamente non lo faremo. Ma cercavo soltanto in questa chiacchierata di darvi alcuni spunti di riflessione, cercando soprattutto di farvi comprendere l'evoluzione che c'è stata nel tempo in ambito qualità. Il termine total, che traduciamo poi come qualità totale, di fatto significa che la qualità deve essere totale, cioè deve essere di competenza e di responsabilità di tutti e di tutte le funzioni all'interno di un'azienda. Per questo si parla di qualità totale, cioè tutti all'interno di un'azienda si devono occupare di qualità, tutte le funzioni all'interno di un'azienda. Un altro dei guru della qualità occidentale, quindi del mondo occidentale, che comunque si occupò logicamente di qualità, intuendo appunto altri aspetti che ritengo possano essere interessanti, è questo signore che si chiama Crosby. Crosby appunto per la prima volta cerca di affrontare questo studio della qualità e cerca soprattutto di spiegare la qualità con termini semplici, con termini alla portata di tutti. Scrive un libro che per lungo tempo fu un best seller, ed è il libro Quality is Free, quindi, che è un libro logicamente che ancora oggi risulta essere di grande interesse. Nel libro La qualità, Quality is Free, Crosby di fatto dice che la qualità è qualche cosa che deve essere vista da un'azienda come una sorta di investimento, ed è un investimento che nel tempo produce comunque un profitto, un vantaggio innegabile per un'azienda. E pertanto la qualità, per questo motivo, non deve essere soltanto controllata, non si può soltanto parlare di controllo della qualità, ma la qualità deve essere gestita in maniera corretta. Nel testo Quality is Free, di fatto Crosby dice che la qualità si raggiunge impostando un sistema di prevenzione, non di ispezione. Come la salute è uno stato naturale dell'uomo, ottenuto attraverso la prevenzione della malattia, la qualità deve diventare lo stato naturale per l'organizzazione mediante la prevenzione dei difetti. Cioè, che cosa significa? Significa in sostanza che le aziende devono far propria la qualità, e quindi gli interventi
quindi quelle che potevano essere i controlli a termine del processo sui prodotti, ovviamente non sono ammissibili, così come non sono ammissibili tutta un'altra serie di interventi e d'azioni che sono che vengono applicati soltanto una volta che si è manifestata la malattia, diciamo, volendo utilizzare la stessa analogia con utilizzata da Crosby per il malato, cioè bisogna prevenire, cioè bisogna fare in modo, utilizzando una logica, e quindi l'azienda deve utilizzare una logica di qualità, di progettazione dell'intero sistema, prevenendo logicamente quelli che possono essere i difetti, facendo proprio il concetto di qualità e ovviamente conducendo sin dall'inizio, come dire, un processo di produzione corretto. Far bene le cose la prima volta costa meno, cioè quindi cercare di fare qualche cosa bene la prima volta, che cosa significa? Significa che quell'azione io l'ho studiata, ho capito come applicare, come realizzare quell'attività e cerco di applicarla, realizzarla sin dall'inizio nella maniera corretta. E quindi l'ispezione finale, capite bene, il fatto di mettere un controllo alla fine per accorgermi al termine di un processo che il prodotto non va bene è soltanto un costo. Quindi la qualità va pianificata a monte, quindi la devo pianificare, e questo logicamente mi porterà conseguentemente a fare una cosa bene sin dalla prima volta. Quindi se questo logicamente verrà applicato, verrà realizzato, difficilmente arriverò poi alla fine del mio processo con un prodotto di successo. Bisogna implementare sistemi quindi che ci consentano logicamente di far bene le cose da subito ogni volta. Crosby comunque nel libro ha una serie di intuizioni, una serie di spunti che comunque, ripeto, sono molto interessanti. Il tutto per dire ovviamente che questa qualità di cui, come vedete e come dico sempre, gli occidentali ne erano al corrente, gli occidentali la conoscevano bene la qualità, eppure quando oggi si parla di qualità, la qualità viene associata sempre ai giapponesi. Quando parliamo di un oggetto o di un prodotto di qualità, per noi il Giappone e i prodotti giapponesi sono sinonimo di qualità. In effetti, in Giappone che cosa successe e perché poi a un certo punto si decise di investire sulla qualità e perché poi la qualità ebbe questa diffusione così capillare e così importante in Giappone. Ricordate che al termine della Seconda Guerra Mondiale i giapponesi, usciti sconfitti logicamente dal Secondo Conflitto Mondiale, si trovarono a dover affrontare tutta una serie di problemi, soprattutto di carattere di ricostruzione, di rilancio dell'economia, quindi problemi di ricostruzione economico-sociale del paese. Il Giappone era un paese che non aveva comunque materie prime nel proprio sottosuolo, aveva un'agricoltura molto povera con scarse possibilità di miglioramento. Perché? Perché la conformazione comunque fisica geografica del Giappone è comunque non consentiva lo sviluppo di un'agricoltura. Il governo giapponese, ripeto, al
termine della seconda guerra mondiale, allora studiò praticamente quella che era la situazione attuale e cercò quella che poteva essere una strategia di sopravvivenza a lungo termine, quindi una strategia di sopravvivenza che potesse mettere il Giappone nelle condizioni ideali per poter sopravvivere ed andare avanti, quindi ma non una soluzione non tampone, ma una soluzione che potesse garantire una sopravvivenza nel lungo termine. Allora arrivarono a questa conclusione, cioè innanzitutto bisognava considerare il Giappone come un'enorme scatola nera, assimilabile ad una grande industria, una scatola nera dove doveva entrare qualche cosa, uscire qualche cosa, e l'obiettivo quale doveva essere? L'obiettivo doveva essere massimizzare i volumi di vendita e quindi di produzione, aumentare l'occupazione e l'entità del valore aggiunto, escludere approcci speculativi e di breve termine. Che cosa intendo? Cioè, secondo questo approccio, quindi, la scatola nera bisognava realizzare qualche cosa, non si capiva e non si sapeva ancora bene che cosa, ma certamente all'interno di quella scatola doveva avvenire poi un qualche cosa che doveva consentire il raggiungimento di quegli obiettivi. Come vedete, non obiettivi speculativi, approcci speculativi di breve termine, ovvero porta subito a casa il risultato e poi fregatene del cliente, di quelle che sono le sue effettive richieste ed esigenze, aumentare l'occupazione, massimizzare i volumi di vendita e di produzione. Per questo motivo il Giappone decise di investire su una cosa, sulla qualità, perché era solo attraverso la qualità del prodotto e dei prodotti che potevano raggiungere, si accorsero che potevano raggiungere quegli obiettivi, cioè potevano effettivamente massimizzare quelli che erano i volumi di vendita, potevano pensare di attuare delle strategie non di breve termine ma di lungo termine, aumentare l'occupazione. E quindi vennero intraprese, come vi dicevo per l'appunto, tutta una serie di attività che erano mirate soprattutto a che cosa? Alla diffusione del concetto di qualità, alla diffusione soprattutto dell'importanza del concetto di qualità. Come appunto vi dicevo prima, i giapponesi, Giuse, invitò Juran e Denning a tenere dei seminari sulla qualità. Gli occidentali erano maestri e quindi cioè com'è che non venne invitato un giapponese? Proprio perché era i giapponesi dovevano apprendere dagli occidentali i concetti di qualità, e vennero invitati quindi due massimi esperti a tenere questi seminari. Il risultato fu che negli anni 50 quell'organismo, il Giuse, pubblicò addirittura un giornale sul controllo statistico di qualità. Nel 62 il Giuse cerca di incoraggiare, tra altre cose, i lavoratori nella lettura, logicamente, di questo giornale, ma anche di altri che vengono realizzati e pubblicati in questo periodo. Si legge almeno che negli anni 60 si pubblica un'altra rivista, un altro giornale che si occupa di qualità, Gemba to Quality Control, cioè quindi il controllo di qualità per il caposquadra. E quindi tutta una serie di attività che vengono ovviamente avviate in Giappone. Pensate che Deming, il primo seminario, questo intorno agli anni 50, il primo seminario che svolse
della durata di 8 giorni sul controllo statistico di qualità per manager e ingegneri, e successivamente venne invitato per tenere un altro seminario di un solo giorno per presidenti e top manager. Conseguenza che nel frattempo i giapponesi continuavano ad andare avanti con la diffusione del concetto di qualità. Dopo i giornali pensarono anche a quella che era una trasmissione radiofonica, quindi il primo corso radiofonico sul controllo di qualità, nonché pensarono di fare qualche cosa di più, si inventarono addirittura quella che doveva essere una bandiera della qualità, che potevano logicamente contraddistinguere le aziende che dovevano lavorare in ottica qualità. Si legge che questo signore Mitsuaki si occupò praticamente della realizzazione di questa bandiera, che inizialmente doveva essere blu, ricordando logicamente il blu delle Nazioni Unite con la lettera U nel centro. Poi si legge ovviamente che siccome questa bandiera si con l'acqua praticamente si scambiava, si passò al rosso, che poi del colore della bandiera nazionale giapponese. Ancora andarono avanti pensando addirittura a quello che doveva essere secondo i giapponesi un mese della qualità. Si scelse come mese il mese di novembre, durante questo mese della qualità bisognava diffondere e intraprendere tutta una serie di iniziative per la diffusione del concetto di qualità, decidere per esempio il tema, il motto del mese, pubblicare opuscoli, organizzare conferenze in varie località. Tenete presente che tutte queste iniziative che vennero attuate, vennero intraprese dai giapponesi, vedi i premi che vennero istituiti, vedi il mese della qualità, eccetera, eccetera, sono tutte attività che vennero poi successivamente copiate dagli americani negli anni successivi. Ma la cosa strana, appunto, che uno si chiede, strano, cioè gli occidentali vanno in Giappone, spiegano i concetti di qualità, i giapponesi li fanno proprie, capiscono l'importanza della qualità, avviano tutta una serie di iniziative eccetera eccetera, e poi che fanno gli occidentali? Vanno a traino dei giapponesi copiando tutta una serie di attività e di iniziative che gli stessi giapponesi logicamente avevano, una volta capito logicamente l'importanza della qualità, avevano sviluppato, avevano approfondito e così. Va bene, io mi fermo qui.